Amici e amici, bentrovati. Palazzo Landolina di Sant'Alfano, 20 anni dopo. Sì, 20 anni dopo, perché sono stati anni di lunghi e interminabili, ma anche lenti lavori, ed oggi finalmente il palazzo è stato restituito alla città. Nel corso della serata abbiamo registrato alcuni interventi, abbiamo avuto i protagonisti di questa nuova vita del palazzo, Don Salvatore Cerruto, vicario episcopale per la pastorale sociale, il dottor Tonino Solarino, amministratore di Ecclesia, il dottor Francesco Fratantonio, presidente di Ecclesia, e l'assessore alla cultura del comune di Noto, il professor Frank Terranova. Una serata, lo dicevo in apertura, importante. Non c'è solo la restituzione dell'immobile, del bene alla comunità, ma c'è anche un particolare elemento che lega fortemente l'imprenditoria del territorio, la Chiesa e anche il Comune. Vi lasciamo agli interventi e alle immagini di questa serata. Questa sera abbiamo la gioia di restituire alla comunità annedina in particolare e alla comunità della diocesi di Noto in generale questo gioiello del barocco nedino, il Palazzo Landolina Sant'Alfano, che era rimasto chiuso per parecchi anni in seguito a lavori vari di restauro. L'apertura è un'apertura parziale, perché saranno riaperte al pubblico, ai visitatori, speriamo siano numerosi nel tempo, le sale nobiliari, che presentano dei capolavori d'arte all'interno e che possono essere adibite da parte della diocesi di Noto ad iniziative culturali. C'è anche una parte del palazzo che è destinata alla ricettività. Tanti visitatori che vengono a Noto per il barocco potranno rimanere dunque ospiti del Palazzo Landolina Sant'Alfano. In seguito, a breve tempo, abbiamo già il progetto del museo diocesano. Sarà un museo diffuso, perché si tende a valorizzare tutte le opere d'arte dislocate nella città di Noto, nella città di Ispica, nella città di Modica, nella città di Scicli in particolare, ma in tutto il territorio diocesano. Un museo diocesano che avrà in ogni caso il suo epicentro qui a Palazzo Sant'Alfano. Inizieremo qui per continuare con lo scopo di evangelizzare attraverso l'arte, di proporre una catechesi attraverso l'arte sacra. In fondo le opere d'arte sacra sono nate per questo, per diffondere il messaggio del Vangelo facendo leva sulla dimensione estetica dell'umanità che rimane sempre viva. È quella dimensione che noi vogliamo raggiungere, perché attraverso l'estetica, attraverso l'arte, possiamo arrivare alla contemplazione della bellezza vera che ci viene da Dio. Il primo grande obiettivo è stato aprire alla città tutto ciò che era apribile, e quindi le sale nobili, che sono il luogo di eccellenza di questo palazzo, e con la possibilità della ricettività. E chiaramente il progetto non si ferma qui. Adesso, con la collaborazione di tutte le istituzioni, speriamo entro la prossima estate di poter aprire il museo diocesano e poi anche via via di aprire un ristorante di alto livello, perché il palazzo è un palazzo di grande pregio e tutto ciò che qui deve essere fatto dovrà in qualche modo corrispondere a questi criteri di pregio. Inoltre sarà un luogo non solo di ricettività, non solo di ristorazione, ma sarà un luogo di formazione, di arte, di cultura. Abbiamo scritto nello slogan che è un luogo di bellezza e che questo luogo di bellezza, finalmente rianimato, possa diventare anch'esso un altro pezzo che rende questa città di Noto così unica.
Stasera siamo a vivere un momento veramente storico, che è l'apertura del Palazzo Landolina. Per noi è un momento di grande condivisione, di gioia, di festa, perché costituisce l'inizio di una grande esperienza a Noto, che da un po' di tempo ci ha coinvolto in maniera profonda. Il palazzo è stato chiuso per tantissimi anni e il vero delitto è stato tenere chiuso un luogo di così tanta bellezza per tantissimi anni. Oggi, dopo tanti sforzi, si riesce finalmente a restituire alla città uno dei gioielli di questa Noto, che più la vivi e più ti rendi conto di quanto sia veramente, veramente meravigliosa. E a Noto non ci dovrebbero veramente essere più palazzi chiusi, bisognerebbe restituire, ma non solo a Noto, ma anche a tutti i turisti, che ormai Noto la considerano una meta imprescindibile, una meta internazionale. Noi stiamo cercando di restituire anche quelle che sono le destinazioni d'uso del palazzo, in quanto pensiamo che ci possa essere una sostenibilità economica per poter gestire una struttura di questo tipo, per cui il palazzo verrà gestito sotto il profilo della ricettività, sotto il profilo della visite guidate alle sale nobili, con la possibilità anche di fruire di bar e di ristorazione, e soprattutto poi ci sarà nella fase successiva il completamento del museo diocesano, che conterrà le gemme della diocesi, che finalmente potranno essere esposte, potranno essere fruite e potranno essere veramente conosciute da parte del pubblico e da parte anche di noi della diocesi, che spesso ne sconosciamo l'importanza e la bellezza. Tutto questo in una sintonia tra queste varie attività, che devono portare ad una, come in un sistema di vasi comunicanti, in una sostenibilità economica ed una potere dare posti di lavoro, potere offrire nuove prospettive anche a quello che è questo gioiello di Noto. Grazie. Un altro spazio importantissimo che viene restituito alla città in questa visione sinergica in cui il pubblico, la curia, il privato, ma io direi la cittadinanza tutta, che stasera è confluita qua numerosa proprio perché ha desiderio di riapproparsi di questo spazio, in questo sistema virtuoso, ecco, contribuisce a fare di Noto sempre più una destinazione turistica importante. Al di là del fatto turistico, di avere un ulteriore elemento da poter offrire, quindi anche da un punto di vista culturale, perché la riapertura che avverrà del Museo Diocesano contribuirà notevolmente ad accrescere l'offerta culturale, però c'è anche un fatto sociale, imprenditoriale. Questa è la testimonianza che non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si può mangiare, perché in maniera, come dire, eticamente corretta, in questo è garante la curia, si possono attivare meccanismi virtuosi capaci anche di dare lavoro e di creare a Noto un'offerta sempre più importante. Siamo molto contenti, abbiamo dato la nostra disponibilità a supportare per quello che possiamo fare un'iniziativa del genere, e siamo certi che un ulteriore tassello, insieme ad altri che sono in preparazione e che realizzeremo da qui a breve, faranno di Noto sempre più capitale della cultura, il Val di Noto sempre più destinazione importante per la Sicilia, ma per l'Italia intera.